non basta il fare, c'è bisogno di educarsi, di formarsi per rispondere alla cultura dello scarto che tende a marginare la vulnerabilità, la fragilità e la sofferenza, immaginarla per non vederla. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La pandemia nella quale siamo ancora costretti ad abitare ha imposto, molto dolorosamente purtroppo, una battuta d'arresto al culto ottuso della velocità. E in questo periodo i nonni hanno fatto da argine alla disidratazione affettiva dei più piccoli. L'alleanza visibile delle generazioni che ne armonizza i tempi e i ritmi ci restituisce la speranza di non abitare la vita invano. E restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando la strada dall'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. Penso a tanta gente che piange, gente isolata, gente in quarantena, gli anziani, soli, gente ricoverata e le persone in terapia, i genitori che vedono che come non c'è lo stipendio, non ce la faranno per dare a mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi dal nostro cuore li accompagniamo. E non ci farà male piangere un po' col pianto del Signore per tutto il suo popolo.